sforzato in tutte le porte e non abbiamo avuto nessun conforto, quindi abbiamo deciso di andare proprio dai carabinieri per un aiuto. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare il Comando Provinciale dei Carabinieri, che sono stati disponibilissimi, e persone che hanno capito la situazione e ci stanno dando una mano d'aiuto. Il problema è che da 4 mesi che non percepiamo lo stipendio, ma questa situazione si ripete da parecchi anni addietro. Quindi noi siamo stanchi di sopportare le umiliazioni di questo sistema, perché lo stipendio noi lo percepiamo ogni 4 mesi, percepiamo uno stipendio. Quindi noi non ce la facciamo più con le banche, con le esigenze familiari, con tutto il resto che ci circonda, perché si sa, con uno stipendio, con un reddito, una famiglia fortunatamente arriva a fine mese. Ora provate a immaginare con 4 mensilità da arretrati. Abbiamo incontrato Sua Eccellenza il prefetto, abbiamo chiarito la situazione economica di Favara, abbiamo rivisto un attimo i conti, per fortuna, con buona sorpresa nostra, abbiamo visto che ci sono delle entrate che possono essere utilizzate appunto per pagare una parte. Siccome il nostro interesse in questo momento della città è quello di pagare più stipendi possibile agli operatori, abbiamo inviato una nota alle aziende alle quali chiediamo l'ammontare delle mensilità solo dei dipendenti comunali, in modo da poter pagare più mensilità possibili, riteniamo fra le due e le tre mensilità, in modo da metterci già in carreggiata con questi padri di famiglia che aspettano da tanto tempo il loro stipendio, e avere anche la possibilità di pagare in maniera più, diciamo così, leggera le mensilità spettanti alle imprese. Quindi questa è una soluzione che possiamo attuare, ma grazie ad un nuovo arrivo, ecco, economico, ed è questa la soluzione che, diciamo, ci prospettiamo di definire intorno a martedì.